Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om Ajnanati Mirandasa Gyanantana Shalakaya Chakshuram Miritandina Tasmai Shri Gurave Namaha. Sono nato nelle più profonde tenebre dell'ignoranza, ma il mio maestro spirituale mi ha aperto gli occhi con la torcia della conoscenza trascendentale. Offro quindi a lui i miei più rispettosi ed umili omaggi. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutala Shimata Vanda Sevita Vrubhu Tinnam Nena Siyate Prabhupadasya Nima Gaini Vanta Namana Prasya Prana Shiksha Prada Kaya Namaste. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutala Shimata Bhakti Vedanta Swamini Tinnam Nena Namaste Sarasvate Devi Goravani Pracharine Nirvishya Shashanna Vade Pastata Desatarine Daya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shrivasati Goravakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Shri Nitai Satchinandana Ki Jai. Hare Krishna. Un saluto speciale ai devoti in questo momento, tutti gli amici in questo momento in linea, online. E amici, i devoti qui presenti nella sala del tempio, oggi leggiamo dallo Srimad Bhagavatam canto sesto, intitolato I doveri assegnati all'umanità, capitolo secondo, capitolo secondo la storia di Ajamil, e il verso il numero 11, sicché qui ho sbagliato a scrivere l'aspetto, no? Quindi, la storia di Ajamil, capitolo secondo, la storia di Ajamil. Eccolo qua, verso numero 11, poi leggeremo anche una lezione, ci la preoccupate. Allora, ce l'avete il verso lì? Benissimo. Anche da casa, ecco, non ci sarà quello in sovraimpressione, quindi potete prendere il canto sesto, se ce l'avete, capitolo secondo, verso numero 11, 6, 2, 11, oppure dal cellulare. Na, Nishkritair, Uditair, Brahmavadibhis, Tata, Vishuddhyati, Agavan, Vratadibhih, Yata, Harer, Namapadair, Udaritais, Tad, Uttamashloka Gunapa, Uttamashloka Gunopalambakam, Uttamashloka Gunopalambakam, Nanishkritar Uditar Brahma Vadibhis, Nanishkritar Uditar Brahma Tata Vishuddhyati Agavan Vratadibhim Tata Vishuddhyati Agavan Vratadibhim Yata Harer Nama Padair Udaritais Yata Harer Nama Padair Udaritais Taduttama Shloka Gunopalambakam Taduttama Shloka Gunopalambakam Nanishkritai Ruditai Brahma Vidibhis Vadibhis Brahma Vadibhis Tata Vishuddhyati Agavan Vratadibhi Tata Vishuddhyati Agavan Vratadibhi Yata Harer Nama Padair Udaritais Yata Harer Nama Padair Udaritais Taduttama Shloka Gunopalambakam Taduttama Shloka Gunopalambakam Nanishkritair Uditair Brahma Vadibhis Nanishkritair Uditair Brahma Vadibhis Tata Vishuddhyati Agavan Vratadibhis Yatha Harer Nama Padair Udharitais Taduttama Shloka Gunopalambakam Taduttama Shloka Gunopalambakam
Nishkritar Uditar Brahma Vadibis. Nishkritar Uditar Brahma Vadibis. Tatha Vishuddhyatya Gamam Vratadibis. Tatha Vishuddhyatya Gamam Vratadibis. Yatahar Nama Padar Udharitais. Yatahar Nama Padar Udharitais. Taduttama Shloka Guno Palambakam. Taduttama Shloka Guno Palambakam. Nishkritar Uditar Brahma Vadibis. Nishkritai Uditai Brahma Vadibis. Tata Vishuddhyatya Gavam Vratadibis. Tata Vishuddhyatya Gavam Vratadibis. Yatahar Nama Padar Udharitais. Yatahar Nama Padar Udharitais. Taduttama Shloka Guno Palambakam. Taduttama Shloka Guno Palambakam. Na, non nishkritai, dai metodi di espiazione, uditai, prescritti, Brahmavadibhi, gli studiosi eruditi come Manu, tata, fino a quel punto, Vishuddhyati, si purifica, Agavan, un peccatore. Vratadibi, osservando i voti e i principi regolatori. Osservando i voti e i principi regolatori. Yata, come? Are, di Shri Hari. Nama Padai, dalle sillabe del santo nome. Dalle sillabe del santo nome. Udaritai, pronunciate. Tat, quelle. Uttama Shloka, di Dio la persona suprema, Guna, delle qualità trascendentali, Upalambhakam, che ricordano. Traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia Bhai Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Seguendo le cerimonie rituali vediche o sottoponendosi alle espiazioni, qui sono i Vishnuduta che parlano, i peccatori non si purificano tanto quanto cantando una sola volta il santo nome di Shri Hari. Sebbene la penitenza tradizionale possa liberare dalle reazioni del peccato, essa, cioè la penitenza tradizionale, non risveglia il servizio devozionale come fa il canto dei santi nomi del Signore, che ci ricordano la sua fama, le sue qualità, i suoi attributi, i suoi divertimenti e tutto ciò che a lui si riferisce. Leggiamo insieme. Seguendo le cerimonie rituali vediche, o sottoponendosi alle espiazioni, i peccatori non si purificano tanto quanto cantando una sola volta il santo nome di Shri Hari sebbene la penitenza tradizionale possa liberare dalle reazioni del peccato essa non risveglia il servizio devozionale come fa il canto dei santi nomi del Signore che ci ricordano la sua fama, le sue qualità i suoi attributi, i suoi divertimenti e tutto ciò che a lui si riferisce Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur spiega che il canto del santo nome del Signore ha un significato particolare che lo distingue dalle cerimonie rituali vediche destinate all'espiazione dei peccati gravi. Puoi vedere che siano così tutte e due, per favore? Che c'è? Bene, bene. Il canto del santo nome del Signore ha un significato particolare che lo distingue dalle cerimonie rituali vediche destinate all'espiazione dei peccati gravi, dei peccati più gravi o gravissimi. Perché il materialista vuole essere alleviato dalle reazioni del peccato? Cioè, già un materialista molto avanzato, uno che la pensa così, giusto? Già un materialista molto avanzato, uno che pensa: sono un peccatore, debbo
impegnarmi in una qualche attività che mi alleggerisca dalle reazioni, un'espiazione, un controveleno. Un controveleno. Diciamo, più intelligente sarebbe non andare proprio in un luogo infestato da serpenti velenosi, scorpioni velenosi, anziché andare, farsi mordere e poi iniettarsi l'antiveleno, giusto? Il controveleno. La cosa più intelligente sarebbe quella, no? Il materialista è quello invece che si lancia a capofitto, si tuffa a capofitto in questo mondo materiale, perché pensa che c'è solo quello, perché praticamente il suo animo è corrotto, contaminato dall'idea di dover godere di questo mondo senza Dio, senza Dio. Che in qualche maniera mi ci ha messo lui, in qualche maniera la colpa è sua se io sto soffrendo, almeno cerco di godermela un po'. Nel frattempo sono virtuoso, sono una persona che ha capito come funzionano le cose, un po' della legge del karma, e allora assumo la posizione di chi comunque si pente, in qualche maniera si pente e accetta un metodo di purificazione per potersi ripulire. Per poi cosa fare però? Per poi? Diversi sensi di me. Potersi tuffare nuovamente nella gratificazione dei sensi. È già molto elevato, perché la maggior parte della gente non fa più neanche quello. Non si pone neanche più il problema, le chiese sono vuote, già ci sarebbe una vestigia, diciamo, un simulacro di queste attività purificatrici che si chiamano prayaschitta, di cui oggi praticamente, soprattutto in Occidente, ma anche in Oriente, non si sa praticamente più nulla. Almeno prima, sì, prima si andava nelle chiese, ci si confessava, un attimo di outing, no? Di esternazione, ma poi alla fine uno ricominciava ad agire come prima, sporcandosi e poi andandosi a lavare, vedendo un po' la religione come una sorta di lavatrice mistica. Però comunque io ho il diritto di lavarne, la carne è debole, si dice, no? La carne è morta, non è debole, né debole né fuori, la carne è morta. La carne è debole, Dio mi ha messo qui, ha voluto, i suoi piani sono inconcepibili, vuole che io sia felice con tutto il ben di Dio che mi ha messo a disposizione, e però si sa che poi comunque uno commette degli errori perché la carne è debole, il cuore è debole, la mente è debole, tutto debole, no? Però molto forti però nei loro propositi di godersi, di godere in questo mondo materiale, almeno prima andavano un po' ad accettare un metodo di espiazione, di purificazione, andavano a pagare la multa, no? Giusto? Trasgredivano le leggi, più o meno coscienti della trasgressione, andavano a pagare la multa. Oggi neanche più quello. Oggi proprio l'idea dominante è che non c'è Dio, quindi non c'è peccato, quindi non c'è punizione, ovviamente non c'è perdono, non c'è pentimento. Perché cosa? Se non c'è Dio, non c'è peccato, non c'è punizione, quindi possiamo fare quello che ci pare e piace. Qui proprio Bhagavatam, Srila Vishvanatha Chakravarti Thakura, Acharya Vaishnava, ci dice che addirittura non solo l'attitudine oggi completamente praticamente assente di colui il quale vuole andare ad accettare un metodo di espiazione e purificarsi, non solo non c'è adesso, ma comunque qualora ci fosse. Comunque non, è completamente differente dagli effetti del canto del santo nome. Per quanto materialmente elevata sia l'attitudine di chi vuole espiare le proprie colpe, i propri peccati, comunque quella condizione, quella piattaforma è di gran lunga inferiore rispetto alla piattaforma del servizio di devozione. Allora, Srila Vishvanatha Chakravarti Thakur spiega che il canto del santo nome del Signore ha un significato particolare che lo distingue dalle cerimonie rituali vediche destinate all'espiazione dei peccati gravi, dei peccati più gravi e gravissimi. In base a fuori il telecomando esistono 20 tipi di scritture religiose dette Dharma Shastra. Oggi al massimo la gente sa che ci sono 20 Corrieri, 20 quotidiani che parlano di sport, forse qualcosa in più, di più anche di 20. A cominciare dalla Mano Sammita, dalla Parasara Sammita. Questo verso però mette un accento particolare sul fatto che
I principi religiosi contenuti in queste scritture possono liberare l'uomo dalle reazioni delle attività più peccaminose, ma non possono elevarlo al piano del servizio d'amore al Signore. Vediamo invece che basta pronunciare il santo nome del Signore anche una sola volta, lo vediamo dalla storia di Ajamil, per liberare l'uomo dalle reazioni delle attività più... vediamo invece che basta pronunciare il santo nome del Signore anche una sola volta per liberarsi immediatamente dalle reazioni dei peccati più gravi ed elevarsi al livello del servizio d'amore a Dio, la persona suprema, che è definita anche Uttama Shloka, a causa della sua fama dovuta alle sue attività gloriose. Quindi non solo ci si libera immediatamente dalle reazioni dei peccati più gravi, ma ci si eleva addirittura al livello del servizio d'amore a Dio, la persona suprema, che è definita Uttama Shloka. Quindi si ha la possibilità di trasferirsi in quel luogo dove non c'è più kama, ma c'è prema. Non c'è kama, ma c'è prema. Non c'è kama, non c'è sforzo egoistico per la gratificazione propria, personale, egoistica appunto. O dei propri cari, dei più, di quelli che io considero miei. Tamas, sono questo corpo, io sono questo corpo. Moha, tutto ciò che è collegato a questo corpo è mio. Sono entrambe forme di ignoranza e di illusione, non tamas, moha. La differenza è che tamas significa io, è la prima forma di ignoranza. Tamas è il primo velo che Maya getta sull'anima condizionata. Tamas significa io sono questo corpo, l'identificazione corporea, falso ego. Moha è l'esacerbazione di questa condizione, cioè il parossismo, che significa quindi tutto ciò che è collegato a questo corpo è mio, quindi i concetti di io è mio. E poi c'è Mahamoha. Mahamoha significa che si diventa pazzi per la gratificazione dei sensi. Corsa frenetica verso la gratificazione dei sensi. Nita Sacinanda Nadija. Tamas Moha Mahamoha. No, poi ci sono anche Tamisra e Andatamisra. Nita Sacinanda Nadija. Tamisra è... significa invidia, collera, risentimento nei confronti di Krishna, e quindi un voltargli le spalle. Voltandogli le spalle pensiamo Andatamisra. Andatamisra significa quella condizione psicologica tipica dell'anima condizionata, secondo la quale, condizione psicologica secondo la quale non esiste niente, con la fine di questo corpo finisce tutto. Con la fine di questo corpo tutto è finito, non esiste il dopo, non esiste. Charvaka Muni, no? Prabhupada cita sempre Charvaka Muni, questo materialista, diceva godiamo, lavoriamo, otteniamo in qualche maniera soldi, denaro, anche rubando, commettendo illeciti, e godiamoci la vita. Facciamoci prestare del denaro, o rubiamolo, diceva papà, e godiamoci la vita, tanto c'è soltanto questo. Non ce n'è un'altra dopo, non c'è Dio, non c'è niente. Questo si chiama Andatamisra. Allora, questo è dunque il modo di servire il Signore, cioè ricordando la sua forma, i suoi attributi e i suoi divertimenti. Srila Vishva Vibhuti, no? I suoi attributi, Vibhuti. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur spiega che tutto questo si può raggiungere col semplice canto del santo nome, grazie all'onnipotenza del Signore. Tutto ciò si può raggiungere col semplice canto del santo nome, grazie all'onnipotenza del Signore. Ciò che non è possibile raggiungere compiendo i rituali vedici può essere facilmente ottenuto col canto del santo nome del Signore. Cantare il santo nome e danzare in estasi è così facile e sublime che dedicarsi a questa attività significa ottenere tutti i benefici della vita spirituale.
Sri Chaitanya Mahaprabhu dichiara dunque Param Vijayate Sri Krishna Sankirtanam, tutte le glorie al Sankirtan di Sri Krishna. Il movimento del Sankirtan che abbiamo istituito è il metodo migliore per purificarsi da tutti i peccati e per elevarsi immediatamente al piano della vita spirituale. Il movimento del Sankirtan che abbiamo istituito è il metodo migliore per purificarsi da tutti i peccati e per elevarsi immediatamente al piano della vita spirituale. E Sankirtan significa anche glorificazione del Signore, condivisione delle glorie del Signore, non soltanto per una propria elevazione, no? Per una propria purificazione. Prahlad Maharaj era proprio arrabbiato, è arrabbiato, con tutti quei saggi, quei pandit, quei muni che decidono di ritirarsi nella foresta, ritirarsi in qualche caverna dell'Himalaya e praticare il servizio di devozione per purificare se stessi lontani, prendendo delle distanze di sicurezza dalle anime condizionate, perché non si sa mai, questi contaminano, questi mi contaminano, mi possono contaminare e poi io cado dalla mia posizione. E Prahlad Maharaj invece dice: è proprio così che cadranno, allontanandosi dai materialisti, evitando di predicar loro le glorie del Signore Supremo, evitando di... si chiama omissione di soccorso, viene punito per questo. Prahlad Maharaj invece cosa dice? Lo leggevo proprio l'altro ieri nel Bhagavatam, Prabhupada lo citava, lo cita spesso questo punto. Prahlad Maharaj dice: io invece non intendo ottenere la liberazione, non è il mio obiettivo, non voglio conseguire la liberazione, non mi interessa, io voglio rimanere qui e dare una mano, aiutare, predicare la coscienza di Krishna affinché tutti quanti possano tornare da Krishna. Quando sono tornati tutti quanti ci torno pure io. Allora potrà anche interessarmi la liberazione. Forse, che poi c'è sempre qualcuno che... sempre qualcuno che gli viene l'idea balzana di venire qua in questo mondo materiale. E siamo sicuri che lì ci sarà Prahlad Maharaj e tutti quelli come a lui, del suo stesso lignaggio, come Srila Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Allora, leggiamo, sono domande su questo? Qualcuno vuole dire qualcosa? Ricordiamo anche gli amici devoti in questo momento online che c'è una chat, www.isconroma.it/romachat/, potete rivolgere le vostre domande o esporre i vostri commenti. C'è tutto qua. Allora, Prabhupada dice: si annoverano 20 tipi di scritture religiose che trattano delle cerimonie rituali, e tra queste la Manusammita è considerata la più elevata. La Manusammita, il nonno di Dhruva Maharaj, Manu. Queste scritture prescrivono molti metodi per liberarsi dalle reazioni delle attività colpevoli. Ok. Chiunque si impegni in attività karmiche compie attività colpevoli. È chiamato karmi, infatti, la persona le cui attività sono volte a ottenere un beneficio personale. Tutti lavorano faticosamente, mica per gli altri, per il proprio tornaconto personale. Questo è definito karma. Impegnandosi quindi in attività karmiche, necessariamente si commettono peccati. Il karmi quindi è un peccatore. Questa è la cosa da capire: nessun karmi è esente dal peccato. Perché? Perché l'attività egoistica sarebbe peccaminosa, anche quella virtuosa? Perché secondo voi? Perché? Cioè, ci sono tanti karmi virtuosi, perché sarebbe peccaminosa? Qual è la caratteristica che rende peccaminosa l'azione del karmi? L'ha detta prima, Che agisce per un proprio tornaconto personale. È un egoista. E perché sarebbe un problema? Scusa, se uno vuole essere egoista ma non fa male a nessuno, perché sarebbe un peccato? Scusate, Me lo fate capire un po' meglio? Costituzionalmente è una parte di Krishna. Già. Perché costituzionalmente è una parte integrante di Krishna. E quindi la sua condizione esistenziale, eterna, la sua posizione esistenziale o condizione esistenziale eterna
è quella di servire la persona suprema cooperando con tutte le altre parti di Krishna. Giusto? Altrimenti è inutile. È come una, Prabhupada fa l'esempio un po' crudo della, di una vitarella o di una parte di un grande ingranaggio. Quella vitarella, quella parte di un ingranaggio ha molto valore, molto preziosa quando incastonata all'interno dell'ingranaggio, perché è utile, serve l'intero. La missione dell'intero è servita attraverso il suo essere lì, al suo posto. Se questa stessa vitarella o molla o qualunque la togliamo da lì, il suo valore potrebbe essere quale? 20 centesimi, 10 centesimi, 1 euro, 2 euro, ma non serve a niente se separata dal contesto, non serve a niente, è inutile. Infatti quando un karmi, un materialista, necessariamente dopo aver ovviamente incontrato la frustrazione, essersi imbattuto nella frustrazione del voler, che è la naturale conseguenza dell'agire in maniera indipendente, cosa dice? Mi sento che non servo a nulla, non servo a nulla, mi sento inutile, non servo a nulla, perché non sta servendo la persona suprema. Quindi è un'attività peccaminosa. Attività peccaminosa significa agire contrariamente alla propria natura. Questo è peccato. Questo significa attività peccaminosa. Allora Prabhupada dice, allora com'è possibile agire senza commettere nello stesso tempo attività colpevoli? Agire e contemporaneamente non commettere attività peccaminosa. Com'è possibile? Come si può fare? Prendiamo l'esempio del governo. Il governo vi autorizza, diciamo, a fare affari. A ogni uomo d'affari viene data una licenza. Si chiedono licenze al comune, alla camera di commercio. Per ottenerlo occorre seguire determinate prescrizioni, perché questi uffici sanno bene che ogni uomo d'affari o karmi sicuramente si comporterà in modo disonesto. Esistono perciò tante prescrizioni proprio per tentare di porre un freno a queste probabili attività disoneste. Similmente esistono 20 tipi di Dharma Shastra che insegnano come si deve vivere secondo la fede e la religione. Tali direttive sono contenute nelle scritture compilate da Parasara, da Manu e da molti altri saggi. Perciò qui viene detto Nanni Shkritari Uditair Brahmavadi B. Brahmavadi indica coloro che cercano di guidare gli altri a realizzare il Brahman. Le ingiunzioni vediche hanno come scopo primario quello di portarci a comprendere il seguente punto. Non sono questo corpo materiale, sono un'anima spirituale. Per arrivare a comprendere questa posizione reale, sono molti i precetti contenuti nel Dharma Shastra, ovvero nelle scritture religiose. Shastra, scritture, Dharma, religiose. Non sono questo corpo materiale, sono un'anima spirituale. Nel terzo capitolo del sesto canto dello Srimad Bhagavatam, Yamaraj, Dharmaraj, il re della religione, il re, dice: i veri principi religiosi sono stabiliti da Dio, la persona suprema. Infatti, benché siano pienamente sotto l'influenza della virtù, pienamente sotto l'influenza della virtù significa non contaminata questa virtù da e ignorante, quindi Vishuddha Sattva. Benché siano pienamente sotto l'influenza della virtù, questi principi religiosi veri, nemmeno i grandi saggi che abitano sui pianeti più elevati, nemmeno gli esseri celesti o i capi di Siddhaloka, né tantomeno gli Asura o gli esseri umani comuni, Vidyadhara e Charana, sono in grado di stabilirli. Capito? I veri principi della religione sono stabiliti direttamente da Dio, la persona suprema. E benché siano pienamente sotto l'influenza della virtù, nessuno riesce a comprenderli, nessuno può stabilirli, nessuno può stabilirli. Mm-hmm. Cioè,
Siddhaloka, sono tutte persone animate dalla virtù, situate in una condizione di virtù, giusto? Beh, non riescono a stabilirli, per quanto siano virtuosi e molto religiosi, anche più elevati esseri viventi in questo mondo materiale non possono stabilire dei principi che siano perfetti, emanare dei principi religiosi che siano perfetti. Questo dice il verso, questo dice Yamaraj. Quindi soltanto chi può farlo? Dharmantu Sakshat Bhagavat Pranitam. Soltanto Krishna può tracciare il sentiero della religione in questo senso. Sì. 20 scritture. No, 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 chiaramente, ma no, qua, a parte che quando, allora, chiaramente non sta parlando di scritture che sono successive, qui le basi vediche. Le basi, le uniche scritture sono i Veda. Cos'è la Bibbia, per esempio? È un corollario sottoprodotto emanato dai Veda, cioè, ovviamente, no? Però chiaramente qui stiamo parlando proprio delle scritture vediche, le scritture originali, quelle proprio Dharmantu Sakshat Bhagavat Pranita, che provengono direttamente da Dio, la persona suprema. Non composte da uomini, che per quanto virtuosi non potranno mai stabilire dei principi veramente perfetti. A volte perciò Krishna viene chiamato Dharma Setu. Setu significa ponte. L'obiettivo che dobbiamo conseguire è attraversare l'oceano di ignoranza in cui attualmente ci troviamo. Questa dovrebbe essere la prima, l'unica attività. Perché stiamo affogando in questo oceano della gratificazione dei sensi, in questo oceano delle prospettive di gratificazione dei sensi, stiamo affogando. Dobbiamo semplicemente cercare di attraversarlo, superarlo, questo oceano di ignoranza in cui attualmente ci troviamo. L'esistenza materiale è un oceano di ignoranza che bisogna attraversare. Allora troviamo la vera vita. La vita attuale non è reale. La gente è talmente sciocca che non affronta seriamente questo discorso. Quindi bisogna dirglielo. Non dobbiamo fare come quei saggi che Prahlad Maharaj accusa di insensibilità, dicendo qua è pieno di sciocchi, dimenticandoci che fondamentalmente lo siamo ancora e siamo stati profondamente sciocchi fino all'altro ieri. Intanto anche solo per quello, no, uno dovrebbe soltanto scendere un po' dal piedistallo. E poi Krishna dice nella Bhagavad Gita che colui il quale andrà a condividere con i miei devoti, con le anime in questo mondo, le mie glorie, in questo sacro dialogo, quell'anima lì, quel devoto lì per me sarà un devoto speciale. Nessuno mai addirittura mi sarà più caro di quel devoto lì. Quindi questo è il volere di Krishna. Cosa significa coscienza di Krishna? Coscienza di Krishna significa accettare una relazione di dipendenza da Krishna e dai suoi rappresentanti. Una condizione, un'accettazione volontaria di una relazione di dipendenza da Krishna e dai suoi rappresentanti. Che significa dipendenza? Dipendenza significa che ciò che loro vogliono che io faccia, io lo farò. Peraltro lo farò con una caratteristica che Krishna definisce priti, lo farò al meglio delle mie possibilità, con entusiasmo, lo farò bene. Questo è tapasya. Anime condizionate che si sforzano con intelligenza di agire non più in maniera egoistica, che è la cosa che c'è di Guranga, stai guardando? Sì, ma io posso girare la... No, quello non si gira. Tapasya significa le anime condizionate che ricominciano ad agire da anime, ovvero non più in maniera egoistica ma per soddisfare qualcun altro,
Qualcun altro però non sono le altre anime condizionate. Le altre anime condizionate le soddisfi automaticamente, automaticamente, c'è proprio questa parola, automaticamente, le soddisfi automaticamente servendo, soddisfando Krishna e i suoi rappresentanti. Questo significa tapassia. È chiaro che non ci viene spontaneo, è chiaro che non ci viene spontaneo agire in quella maniera lì. Cosa ci viene spontaneo, naturale? Agire in maniera egoistica. Intanto per me, la persona più virtuosa nel mondo pensa: intanto quello che sto facendo per gli altri procura grande gioia a me, quindi in ultima analisi è una forma di egoismo anche quella, no? E ancora? Se ti arriva ti sposti. Allora, quindi a volte perciò Krishna viene chiamato Dharma Setu. Setu significa ponte. Dobbiamo attraversare questo oceano materiale di ignoranza e allora troveremo la vera vita. La vita attuale non è reale, la gente è talmente sciocca che non affronta seriamente questo discorso. Infatti ignora la propria natura di eternità. Questa è ignoranza. La Bhagavad Gita spiega che l'anima è eterna, nahanyate hanyamane sharire, non muore quando il corpo muore l'anima. Ma la gente vive nell'ignoranza, crede che questa vita e questo corpo siano tutto. Moha, tamas. Qualcuno potrebbe dire: poiché dopo la morte il corpo non esiste più, perché smettere di peccare? Anche questa è ignoranza. Esistono così tante scritture religiose che offrono direttive. Poiché dopo la morte il corpo non esiste più, perché smettere di peccare? Alcuni dicono, no? È per questa ragione che è spiegato che colui che non segue i principi delle scritture religiose non è migliore di un animale. Non ha importanza che si segua la religione induista, cristiana o musulmana. Un essere umano civile deve seguire i principi religiosi. Questo è lo scopo della vita umana. Chi non segue le ingiunzioni delle scritture è semplicemente un animale. Questa è la situazione in cui viviamo attualmente. Che un animale mangia, dorme, si accoppia e si difende. Non fa altro, non è utile per se stesso, per la propria liberazione, non sarà utile a se stesso. Questo impegno, per quanto molto raffinato, come molti uomini, esseri cosiddetti sedicenti uomini, cosiddetti homo sapiens. Sapiens significa che sai qual è lo scopo della vita, altrimenti non è un homo sapiens, è un homo silvestris, come si chiamava nella scala, diciamo, evolutiva di Darwin, cioè questo è homo silvestris, ancora praticamente l'homo scimmia ancora, no? Non è un homo sapiens colui il quale non ha capito che lo scopo della vita è Nativedu Svartagatimi Vishnu. Non lo sanno che lo scopo della vita è Vishnu. Gli uomini, animali. Gli animali non lo sanno, neanche gli uomini che si comportano come animali raffinati lo sanno. L'homo sapiens deve essere, lo sa. Il vero homo sapiens sa che lo scopo è questo. E allora, in un oceano di omiciattoli che cercano di imitare gli animali, sprecando la loro opportunità chiamata forma umana, in questo oceano si tuffa il puro devoto e cerca di aiutare tutti quanti. E questo è lo scopo della vita umana. Chi non segue le ingiunzioni delle scritture è semplicemente un animale. Questa è la situazione in cui viviamo attualmente. Sosteniamo di essere induisti, musulmani, cristiani, ma nessuno tiene conto della religione. Siamo solo dei karmi e quindi tutti peccatori. Qui Yamaraj dice: le istruzioni contenute nelle scritture religiose, concepite per liberarci dalle reazioni dovute alle attività colpevoli, non sono sufficienti. Il cristianesimo, per esempio, stabilisce che quando si commettono peccati occorre confessarli ad un prete. Il prete, che si suppone rappresenti Dio o Cristo, perdonando il peccatore che ha confessato, annulla le conseguenze dei suoi peccati. Però questo verso di oggi dice che questo metodo non può purificare il peccatore.
Perché quello stesso uomo, subito dopo aver confessato, appena uscito dalla chiesa, ricomincerà a commettere gli stessi peccati, il che dimostra che non si è purificato. Purificazione significa estrazione dei semi, delle radici e dei semi del peccato. Se le radici sono ancora lì, è solo questione di tempo, come si dice a Roma, riciceranno. Questo non avviene solo nella religione cristiana, ogni religione prescrive dei metodi di purificazione perché tutti gli uomini sono peccatori. Qui però Yamaraj dice che questi metodi, benché siano autorizzati, non sono in grado di purificare il cuore del seguace di quella religione. Lo si può constatare anche negli induisti, nei musulmani, che sebbene seguano determinati rituali, non cessano di peccare. Sono simili a dei mascalzoni ammalati che vanno dal medico per farsi prescrivere medicine. E il medico dice, prendi queste medicine, poi non fare questo, non mangiare certe cose, devi mangiarne altre, che solitamente piacciono un po' di meno. Il paziente prende le medicine, segue per un certo tempo le istruzioni del dottore, poi però ricomincia a fare il medesimo errore, torna dal dottore per chiedergli di prescrivere altre medicine, si va avanti così. Questo tipo di trattamento non è accettato da Yamaraj. Perciò qui è affermato, tali prescrizioni ritualistiche non bastano a purificare una persona. Se però si canta, anche una sola volta, il santo nome del Signore, il mantra Hare Krishna, ci si purifica. L'effetto di questa purificazione dovuta al canto dell'Harer Nama, Harer Nama, cioè il nome di Hari, Krishna, è immediato. Appena lo si canta si vede la forma di Krishna, si realizzano le sue qualità e si ricordano i suoi divertimenti. Questo è il risultato del puro canto del mantra Hare Krishna. Srila Jiva Goswami dice che un puro devoto che canta il mantra Hare Krishna realizza subito il nome di Krishna, la sua forma, i suoi divertimenti, eccetera. Basta cantare il nome di Krishna per comprendere la sua forma. Questo è Krishna, queste sono le sue qualità. Krishna ha tutti i requisiti, ed è gentile, ed è magnanimo. Allora ricorderete molte sue qualità, attività, divertimenti. Ricorderete sempre che Krishna istruiva Arjuna, oppure Krishna giocava con i pastorelli, Krishna conversava dolcemente con le gopi e con sua madre Yashoda, e così ricorderanno tutte queste cose. Questa è la vera perfezione del canto. Sebbene Ajamil si fosse degradato negli ultimi anni della sua vita, da giovane era stato un brahmachari, uno studente celibe. Era stato istruito da suo padre e conosceva i divertimenti, la forma e anche i nomi di Narayana. Tuttavia, frequentando cattive compagnie, come era Asat Sanga Tyaga, no? Dice Sri Chaitanya Mahaprabhu, Asat Sanga Tyaga, bisogna abbandonare la compagnia dei non devoti, perché loro sono molto attaccati, molto attratti dai discorsi legati al sesso. Dice così Sri Chaitanya Mahaprabhu, no? Chi sono i materialisti? Li riconosci subito, perché sono molto attratti dal sesso. Quelle persone lì non bisogna frequentare, perché gira che ti rigira, alla fine vanno a finire sempre lì, con i discorsi, con il loro modo di agire. Quindi ci si degrada associandosi con queste persone. A queste persone va offerta l'opportunità di elevarsi. Se l'accettano, allora se accettano la loro posizione di discepolo, i discepoli, come fece Arjuna, no? Karpanya dosho pahatas bhava prichamitam dharma sammuda citta yachreya shannishitam bruhitam me shishaste aham shishaste, io divento tuo discepolo, aham shishaste amsadi mam tvam prapannam, istruiscimi per favore, ti prego, perché sono confuso. Allora, se un materialista accetta questa posizione, allora noi possiamo continuare a stare in loro compagnia, ma assumendo la giusta posizione, ovvero la posizione di chi condivide con loro
la coscienza di Krishna, facilitando il loro avanzamento spirituale. Diversamente, se loro non accettano questa posizione qui, è asat sangha tyaga. Bisogna a malincuore, meno a malincuore, ti viene facile, ti viene difficile, ma questa è un'istruzione di Chaitanya Mahaprabhu. Bisogna abbandonare queste compagnie, persone che sono troppo attratte dall'attività sessuale. La loro traiettoria è quella, alla fine, no? Questa è la vera perfezione del canto. Quindi, Vajrayana si è degradato, eccetera. Cercate di capire tutto questo. Tutti dovrebbero sapere che cantare senza offese significa ricordare la forma di Krishna. I mayavadi, gli impersonalisti, non possono pensare né alla sua forma né ai suoi divertimenti, in cui non credono. Poiché sono impersonalisti, pensano che questi divertimenti siano illusione, maya. È per questa ragione che Krishna dice Janma Karma Chame Divyam, la mia nascita, le mie attività sono trascendentali. I rascal, i mascalzoni, i farabutti, non possono comprendere le sue attività e i suoi divertimenti, pensano che tutte queste cose siano maya, illusori, mentre sono divyam, tutt'altro, sono divine, trascendentali, non appartengono alla natura materiale, in altre parole, va. Krishna dice che solo chi lo comprende veramente, tattvataha, viene immediatamente liberato. Questo verso afferma che semplicemente cantando anche solo una volta il santo nome di Sri Hari, se si ricorda subito la natura della forma del Signore, la natura dei suoi divertimenti, quelli di coloro che lo accompagnano, eccetera, che Krishna non è mai da solo, non si dice Krishna, non si dice mai, non si deve mai pensare a Krishna da solo, ma Krishna insieme ai suoi rappresentanti, per quanto ci riguarda noi oggi. Nel mondo spirituale, in generale, Krishna è tutto il mondo spirituale e tutte le persone del mondo spirituale. Quindi, se si ricorda subito tutto questo, si ottiene immediatamente la liberazione. Lo conferma la Bhagavad Gita 4.9. O Arjuna, colui che conosce la natura trascendentale della mia apparizione e delle mie attività, non dovrà più rinascere nel mondo materiale quando lascia il corpo, ma raggiunge la mia dimora eterna. Cantare quindi è facile ed è sublime. Chi canta senza offese il mantra Hare Krishna ricorderà sempre la sua forma, i suoi divertimenti, le sue qualità, i suoi associati, i suoi compagni eterni, le persone prossime a lui, ricorderà tutto e questo ricordo lo renderà libero. Il canto privo di offese porta alla liberazione. Dovreste quindi prestare molta attenzione a non commettere offese. Sarete liberi a condizione che continuiate a cantare il mantra Hare Krishna. In realtà Srila Rupa Goswami ha detto che solo per un'anima liberata è possibile cantare Ai Mukta Kulai Rupasamanam. Quando glorifica il santo nome, infatti, dice Mukta Kulai Rupasya. Un'anima liberata può cantare il puro e santo nome del Signore. Un'anima liberata può cantare il puro e santo nome del Signore. Un'anima liberata. E Maharaj Parikshit afferma nel Bhagavatam Nivritta Tarsair Upagiyamanat. Il santo nome di Krishna può essere cantato dalle persone che sono Nivritta Tarsair. Nivritta significa coloro che sono completamente liberi dai desideri materiali. Loro possono cantare. Il santo nome del Signore può essere cantato da persone completamente libere da qualsiasi desiderio materiale. Questo è il servizio devozionale allo stato puro. Srila Rupa Goswami afferma, coloro che sono realmente liberi da qualsiasi desiderio materiale possono impegnarsi nel puro servizio devozionale. Krishna è più puro, soltanto le persone pure possono avvicinarlo. Questo non significa che se non sono puro non posso avvicinarlo, se non sono puro mi devo purificare. Jnana, coltivare la conoscenza, jnana, sono i filosofi empirici, jnana. E karma, compiere attività pie, sono entrambe attività materiali. Diventare molto pii
non significa essere liberati, pi virtuosi, la pietas, no? La virtù materiale, non significa essere liberati. Anche una persona pia è un'anima condizionata ed è vincolata alla sua condizione. Un brahmana, per esempio, ha acquisito ottime qualità, ma questo non significa che sia un devoto. Si incontrano molte brave persone, ma raramente si incontra un puro devoto. Bisogna distinguere: una brava persona è brava dal punto di vista materiale, mentre un devoto è diverso da una persona pia. L'attività di Arjuna, per esempio, consisteva nell'uccidere. Arjuna non era buono, ha ucciso suo nonno e suo nipote, ha distrutto la sua famiglia, non era certo una brava persona. A volte la gente fa questi commenti, ma Krishna dice: Bhakto sime sakta ceti, tu sei il mio più caro amico. Cercate di capire, Arjuna nel mondo materiale non viene reputata una brava persona perché ha ucciso i suoi parenti. Per Krishna invece è un caro amico e suo devoto. Questa è la differenza tra un devoto e una brava persona di questo mondo. Un devoto è naturalmente una persona molto santa, però non cade quando agisce da cattivo per conto di Krishna. Rimane sempre un puro devoto. Ci sono delle persone chiamate Sahajiya, che sono convinte che Krishna sia un uomo ordinario, o anche Prakrita Sahajiya, che pensano: la rasa lila di Krishna è molto piacevole, mentre non è molto bello combattere e uccidere i demoni. Non conoscono la verità assoluta. Krishna è buono in qualsiasi circostanza, sia che goda della compagnia delle gopi, sia che uccida i demoni. Questa è la verità assoluta. L'ultimo capoverso, l'ultimo paragrafo. Queste sono le cose da capire. Se ricordate la Krishna Lila, qualcuna delle sue attività, col canto del mantra Hare Krishna, sarete liberati. Questo è quanto apprendiamo dalla descrizione autorevole dello Srimad Bhagavatam. D'altra parte qui si dice che coloro che sono molto ansiosi di realizzare il Brahman, cioè i Brahma Vadi, Vadi significa seguace, Brahma, seguace di Brahman, del Brahman, coloro che sono molto ansiosi di realizzare il Brahman prescrivono molte cerimonie rituali che però non sono sufficienti perché non possono elevare una persona al livello della pura devozione. Il Kumbh Mela è prescritto per i Brahmavadi, cioè i seguaci dei principi vedici. È un precetto che ingiunge di vivere in un certo periodo dell'anno sulle rive della confluenza del Gange con la Yamuna per almeno 3 giorni, Kumbh Mela. In questo modo ci si qualifica per entrare nei pianeti superiori. Superiori. La gente che è venuta qui ambisce a entrare nei pianeti superiori, i paradisi, del paradiso, cosa che a un devoto non interessa. I devoti non sono interessati ad alcun pianeta di questo mondo materiale, perché sanno benissimo che beneficio porta a entrare nei pianeti superiori, cioè nessuno. Dice qua. Sanno benissimo i devoti quale beneficio porta a entrare nei pianeti superiori. 2 punti. Nessuno. Immaginate che io ottenga di vivere migliaia d'anni a un certo ad un elevato livello di vita, con donne, denaro, vino e così via, e che poi debba morire. Che beneficio ne otterrei? Nessuno. Sono molto soddisfatto di un articolo scritto da uno dei miei discepoli di Boston che dice: come sono la società e la famiglia? Infernali. Noi non vogliamo vivere senza Krishna. Questa è un'affermazione molto giusta. È vera realizzazione, non ci piace vivere senza Krishna. Chi pensa, bisogna prendere a calci qualsiasi genere di felicità materiale, interessa solo a Krishna e come renderlo felice. Quella persona lì è un puro devoto. Bisogna prendere a calci qualsiasi genere di felicità materiale, interessa solo a Krishna e come renderlo felice. Questa persona qui è un puro devoto. Anukuliena Krishna Nushilanam. Anukuliena significa favorevolmente. Dobbiamo solo cercare di soddisfare Krishna in modo favorevole, non sfavorevolmente come fece per esempio Kamsa. Anche Kamsa era cosciente di Krishna, pensava sempre a lui, però pensava a Krishna in modo sfavorevole. Pensava cioè al modo di ucciderlo, meditava su Krishna pensando: come posso ucciderlo? Questo si chiama pratikula, sfavorevole. Pratikula non è bhakti.
Quando pensate a Krishna in contrasto con i suoi desideri, contro il principio di soddisfarlo in un modo o nell'altro, non si tratta di bhakti, sebbene sia coscienza di Krishna. Anche un nemico di Krishna pensa a lui e quindi ne è cosciente. Ma questo non significa che sia un suo devoto. È cosciente di Krishna, sì, ma in modo sfavorevole, e quindi la sua non è bhakti. Dovete agire favorevolmente. Arjuna diventò un devoto perché agì in modo favorevole per soddisfare, cioè, Krishna. Questo è il vostro compito: trovare il modo di soddisfare Krishna. La conclusione naturale è che dovete soddisfare il suo rappresentante. Per questo abbiamo cantato Yasya Prasadat Bhagavat Prasado. Se soddisfi il suo rappresentante, soddisfi Krishna. Il proprietario di un ufficio ha un caporeparto, per esempio. Se voi soddisfate il caporeparto, soddisferete anche il proprietario. Il caporeparto farà un rapporto al proprietario. Questo impiegato è molto bravo. Così avrete una promozione e un aumento di stipendio. Compito del puro devoto è soddisfare Krishna. Non appena canta il mantra Hare Krishna, il devoto ricorda subito che il suo obiettivo consiste nel soddisfare Krishna. Perciò è liberato. Molte grazie. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. C'è domande o commenti? Grazie per l'anno. A un certo punto Prabhupada dice che... Alza un po' la voce. Chi si impegna nel servizio devozionale è puro, giusto? Cioè, soltanto chi è puro si può impegnare nel servizio devozionale, giusto? Sì. E tu hai detto, questo non significa che noi non siamo puri, non ci dobbiamo impegnare nel servizio devozionale. E di contro non significa nemmeno... Per contro non significa nemmeno che... Cioè, per esempio, per quanto mi riguarda, mi impegno nel servizio devozionale e sono puro. Perché mi impegno nel servizio devozionale? Cioè, non ho capito la domanda. Cioè, qualcuno che è impegnato nel servizio devozionale è puro? Chi si impegna nel puro servizio devozionale vuol dire però che è puro. Però non parla di puro. Parla di chi è impegnato nel servizio devozionale è puro. Chi si impegna nel servizio devozionale con desideri puri, con propositi puri, allora è da considerarsi un puro devoto acerbo, un puro devoto in erba, un puro devoto apprendista, un puro devoto immaturo, ma comunque un puro devoto perché i suoi propositi sono puri. E perché è solo una questione di tempo, in ultima analisi, no? Se continua, è un frutto, la lasci lì, e è sempre quel frutto lì, una pera, un fico, in questo periodo sono i fichi, un fico, è un fico anche quando è piccolo, piccolo, piccolo così, che sembra una nocciolina, piccola, una piccola arachide, ma sempre fico è, però non è maturo, è un fico immaturo. Allora bisogna aspettare luglio, primi di agosto, dipende dal tipo di albero, e diventerà un fico maturo. Ma comunque lo chiami sempre fico. È un puro fico. È un fico puro. Ma non è, perché non è qualcos'altro, è proprio un fico. È un fico puro. Perché rimane attaccato all'albero, riceverà nutrimento, maturerà e poi sarà pronto per essere colto. Pronto per essere colto, però è già un po'. È così. Se uno si impegna in maniera pura, è innegabile, è inevitabile che diventerà un puro devoto maturo. E cosa significa purezza di intenti? Significa accettare una relazione di dipendenza da Krishna, ovvero dai suoi rappresentanti. Quello significa essere puri devoti negli intenti. E cosa succede invece, se uno, chiedo a voi, cosa succede se uno invece non si anima di questi propositi? Cosa succede? E sarà solo questione di tempo, anche in questo caso, che si allontanerà. No? Commetterà offese? Commetterà offesa al servizio, commetterà offesa al santo nome, perché mantiene, preserva, difende con le unghie e con i denti la sua posizione di indipendenza, di autonomia,
ovviamente non sperimenterà il gusto del servizio di devozione e andrà a cercarsi il gusto in kama. E kama non significa semplicemente soltanto attività sessuale. Kama significa anche puja, pratishta, laba. Kama significa anche desiderio di adorazione, di distinzione, avere una qualche forma di profitto in questo senso, profitto sottile, essere riconosciuto. Si rifugierà nel gusto che kama gli offrirà. E kama mahapapma è definito mahapapma. Kama è definito il più grande peccato e il divoratore, il distruttore di che cosa? Della realizzazione spirituale, te lo ricordi? Distrugge la realizzazione spirituale. Kama. No, non è che soltanto kama è lussuria sessuale. Lussuria si intende anche semplicemente anche desiderio di emergere, che è sesso e è attività sessuale a livello della mente, a livello sottile. C'è il sesso grossolano e c'è il sesso sottile. Il sesso sottile è quel sesso che uno sperimenta quando gode nell'essere riconosciuto, nell'essere apprezzato dagli altri, nel distinguersi, nell'essere incensato, nell'essere onorato, nell'essere premiato, nell'essere... È chiaro. Se invece accetta relazione di dipendenza, dipende da Krishna, ovvero dai suoi rappresentanti, assume una posizione protetta, lì è protetto dalle promesse lusinghiere di Maya, perché però dipende da Krishna. Un piano di Krishna è glorificare i suoi devoti. Servire e seguire, questo significa dipendenza. Accettare volontariamente la privazione della cosiddetta privazioni o limitazione alla cosiddetta nostra libertà, quella è austerità. Accettazione volontaria di una limitazione di quella che noi consideriamo libertà a favore della vera libertà. È chiaro che non ci viene spontaneo, non si chiamerebbe austerità. Non ci viene spontaneo per niente, né posso dire ma io sono fatto così, io ho i miei tempi. Quando si inizia a dire così, stiamo significa, e uno lo deve sapere, è bene che lo sappia. Allora, Krishna si sta prendendo cura di te attraverso i devoti. Nel momento in cui tu inizi a dire ma io ho i miei tempi, io sono fatto così, io... questo per me è un po' troppo, significa che stai rifiutando le cure che Krishna ha previsto per te attraverso i devoti. Ti stai ribellando, stai ponendo delle resistenze e stai mantenendo delle distanze. In altre parole, stai continuando ad essere un Mayavadi, stai continuando ad essere un impersonalista. L'impersonalista è quello il quale rifiuta di dipendere da Krishna, rifiuta perché pensa di dover dipendere soltanto da se stesso. Unico metro di valutazione ciò che lui pensa di se stesso, e quindi di conseguenza lui sa soltanto cosa è meglio per se stesso, che nessun altro, non ci sono maestri spirituali, shiksha, diksha, non esiste niente, non esiste guida davvero. L'impersonalista cosa fa? Fa il furbo. L'impersonalista cosa fa? Pensa di essere così intelligente. Allora, io me la vedo da me, perché chi fa da sé fa per tre, eccetera. Io me la vedo da me. Però la sua devozione dove arriva? Al massimo, dove arriva? Nell'ascoltare, nell'apprendere, nel prendere,
nell'assimilare, nell'acquisire cose, informazioni, dinamiche, eccetera, che lui deciderà come usare, in che misura usare e quando usare. È sempre una forma di impersonalismo, è. Quindi cerchiamo di non diventare quei devoti lì. Cerchiamo di non diventare quei devoti lì. Devoti impersonalisti. E quindi non sono devoti davvero. Sono devoti soltanto a se stessi. Sanno loro soltanto quello che è giusto. Ah, grazie che mi dai queste informazioni. E poi le utilizzano a modo loro. Quando gli va, come gli va. E se provi a dirgli qualche cosa, scattano. Subito sulla difensiva si mettono, si pongono subito sulla difensiva. No, grazie per quello che mi hai detto, grazie per quello che mi hai fatto, però adesso so io, insomma, come gestirmi, come gestirmi, quindi autogestione. Alla fine c'è sempre un'idea di fondo, la base è l'autogestione. Poi ci sono proprio gli impersonalisti, quelli grossolani, che rifiutano proprio tutto. Si autogestiscono sulla base di idee fabbricate ad hoc per la gratificazione dei sensi immediata, in ultima analisi. Ma poi ci sono anche i pseudo-devoti. Bisogna stare attenti a non diventare così, perché quei devoti lì creano tanti problemi. Magari ti fanno anche un po' di servizio, sono in qualche maniera collaborativi, ma sono anche produttori di tante problematiche relazionali. Perché in ultima analisi sono isole, in ultima analisi sono indipendenti, persone indipendenti che non hanno accettato la coscienza di Krishna così com'è. Coscienza di Krishna significa accettare una relazione di dipendenza da Krishna e dai suoi rappresentanti. Chi lo fa raggiunge il successo. Chi lo fa può diffondere la coscienza di Krishna. Giusto, è vero? È vero che vogliamo stare con quei devoti lì? È vero che quella è cooperazione? È vero o no? Che dite? Che dici tu? Che dici tu, Madhava Chaitanya? È vero che vogliamo diventare quei devoti lì noi? Quei devoti lì soddisfano Srila Prabhupada. Gli altri fanno venire il mal di testa a Srila Prabhupada. Gli altri creano problemi a Srila Prabhupada e a chi li segue in maniera attenta, scrupolosa, pura. Quei devoti lì dobbiamo cercare di diventare. E quindi dobbiamo stare con quei devoti lì che già sono così. Anche se non mi viene spontaneo, anche se la cosa più spontanea che mi verrebbe è mantenere le distanze, perché ho la mia libertà, io ho la mia. Infatti, qual è il primo anartha? Ve lo ricordate il primo anartha in assoluto? Svasvarupa prapti, il terrore della nostra vera identità. Da lì nascono tutte le filosofie impersonaliste, da lì nascono, dal non accettare l'idea di essere anime eternamente dipendenti, eternamente, completamente, puramente, 100% dipendenti da Krishna e dai suoi rappresentanti. Meno di questo significa che io mi adopererò in un modo o nell'altro per mantenere le distanze e quindi vivrò sempre in una condizione di disagio, perché è innaturale. È una condizione innaturale per l'anima. L'anima naturalmente prova disagio, prova incompiutezza e incompletezza, si sente già sempre incompleto. E quindi cosa nasce? Perché c'è kama, kama, kama esha, krodha esha, sarà sempre arrabbiato, avrà sempre qualcosa da ridire, ci sarà sempre livore nei confronti di chi cerca di aiutarlo. Vogliamo diventare quei devoti lì noi, giusto? Non vogliamo diventare quei devoti lì, quelli lì invece che accettano volontariamente, volontariamente, deliberatamente di restringere, limitare, limitare sempre di più la cosiddetta libertà, austerità si chiama, no? Accettazione volontaria di questa condizione qui, a favore della vera libertà. Noi vogliamo diventare quei devoti lì e lo possiamo diventare soltanto stando insieme a uno che è già così e a chi lo serve puramente. Non vogliamo creare problemi.
altrimenti saremo sempre male e daremo problemi agli altri. Avremo sempre difficoltà e creeremo difficoltà. E che servizio è? Il servizio significa favorire il servizio degli altri, non ostacolarlo, creando sempre situazioni multiproblematiche. Hare Krishna. Allora, auguriamo a tutti una buona giornata in coscienza di Krishna, nella coscienza di Krishna di Srila Prabhupada, e ci vediamo domani mattina. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai, Granta Raja Srimad Bhagavatam ki jai, Nitya Gaur Premanande.